Riccardo Gismondi dopo Uomini e Donne, 2 anni fa rischiai di morire. Uomini e Donne, Riccardo Gismondi, confessione shock dell'ex tronista. In queste ultime ore, Riccardo Gismondi ha deciso raccontarsi in tutto e per tutto, rispondendo ad alcune delle più belle domande ricevute dai suoi followers. Con un unico post, l'ex tronista si è raccontato, affrontando tematiche anche molto interessanti. È quasi una auto-intervista a cuore aperto con cui, il fidanzato di Camilla Mangiapelo ha voluto dare tutto se stesso ai propri fan. Ovviamente, tra le tante cose rivelate, il giovanissimo ha anche parlato di qualcosa che fino ad oggi non era mai uscito fuori. Nella sua vita, il ragazzo ha vissuto diversi momenti difficili, tra cui uno in particolare. Leggendo le parole di Gismondi siamo infatti quasi certi che la maggior parte delle persone sono rimaste a bocca aperta. Quando gli è stato chiesto quali fossero gli episodi che gli hanno cambiato la vita, Riccardo non ha potuto fare a meno di menzionare un tragico evento avvenuto ben 2 anni fa. Quello forse più impetuoso, ultimamente, è quello che è successo a Natale 2 anni fa. In un periodo difficile della mia vita rischiai di morire in un incidente stradale causato da un mio colpo di sonno in autostrada, la notte di Natale alle 3 di mattina, in questa ennesima delusione che diedi ai miei, vidi il segnale che la vita mi diede di essere in una direzione completamente sbagliata. Il racconto di Gismondi si fa ancora più intenso quando racconta di essere uscito illeso da quest'incidente mortale. Riccardo Gismondi di Uomini e Donne si svela, la vita prima di essere tronista. Riccardo parla di quell'incidente e spiega di esserne uscito completamente illeso e di aver capito solo successivamente che avrebbe dovuto riprendere in mano la sua stessa vita, rialzandosi con le sue forze. Pochi mesi dopo mi venne offerta l'opportunità di essere il nuovo tronista di Uomini e Donne e accettai. Il resto è storia e, tra le tante cose, il fidanzato di Camilla Mangiapelo ha anche raccontato una piacevole vicenda che lì ha visti conoscere 2 ragazzi che si erano lasciati e che ad oggi, a quanto pare, stanno nuovamente insieme, forse anche grazie alla coppia che decise di andarli a conoscere di persona.